è stata l'edizione dei record di presenza di volontari, di partecipanti e di pubblico. Va in archivio la nona edizione del Win Win di Rosà e nell'album dei ricordi per raccontare le emozioni di questo lungo mese di sport e solidarietà serviranno davvero tante pagine. Ogni anno pensiamo sempre a cosa fare di meglio. Quest'anno abbiamo fatto una struttura nuova e devo dire che veramente il pubblico, gli imprenditori, gli atleti hanno risposto alla grande, questa è una grande soddisfazione. Rosà in questo mese è stata veramente la capitale dello sport, una città, il vice sindaco Paolo Bordignon ne è testimone, una città che ha un'anima sportiva, città europea dello sport, insomma Rosà è questo e tanto altro, ma se vogliamo fare un commento finale su questa edizione del Win Win. Sì, è una serata finale, una serata che, di una manifestazione che ogni anno è sempre più numerosa, sempre più, cresce sempre di più. E credo che sia, oltre allo sport, soprattutto una socialità, ma anche la solidarietà, che in questo momento è molto importante, e Win Win è questo. Campioni nel calcio 5, Fratelli Campagnolo, che hanno battuto in finale Mevis. Proprio Mevis però si è rifatta alla grande nel beach volley maschile, portandosi in azienda il trofeo. E anche nel basket, conquistando il primo posto nella finalissima con Comunello. Beach volley femminile a Baxi. Su tutti, però, come sempre, ha vinto la solidarietà. Dunque, appuntamento all'anno prossimo, ma le luci sulla solidarietà, sull'agonismo, sulle emozioni e le suggestioni del Win Win restano accese per illuminare quell'album di ricordi mai così belli.